il primo del 2021 e non so neanche se sarà l'ultimo perché ho la tallonite e non riesco neanche a salire. Con la tallonite, questo qui. Primo e ultimo video del 2021. Il buitre zoppo vi saluta e magari ci rivediamo. 17 giugno, col polpaccio caviglia piede fuori uso. Prendiamo anche questo, dai. Dai, Stivalis. Castagno. La mia fungaia secca e distrutta. Ormai ci vengo da comunque anche perché per ricordi che ho, però, cioè, io fino là sopra era tutto un porcino enorme. Ogni 40-50 metri c'erano uno o due porcini sparsi lì. Oggi secco, bruciatissimo. E c'ho un po' di gialli trovati nel secco, ma non c'è una sega. Qua tutto distrutto e posso dire, adesso avendo visto 4 giorni fa il cadore era bagnato, bagnatissimo rispetto a qua. Qui è proprio, non c'è acqua. Si può vedere anche dalla, mando foto dei prati, ti faccio vedere. Comunque non c'è acqua qua. Sto raschiando qualche finfero che è riuscito a resistere, diciamo, al secco totale. Niente, però. E il buitre, un pinicola, lo trova. E il buitre volteggia e cattura 22 luglio 2021, tutto secco, però il buitre è il buitre. Passano tutti, ma qualcosa per il buitre. Oggi, 1° agosto, si avvina anche questo mese. Proprio un soccorso che se passava col cervello gli dava un passaggio per riportarlo indietro, insomma, lui era venuto sto medico che ci aveva accompagnato a quest'ora. Ihr wartet auf mich? Ihr wartet auf mich. Niente, ai dai, in uno piccolino me l'hanno portato via. Sono qua al pomeriggio e niente, un nervoso. C'era un calco grossissimo vicino al mio piccolo. Però prima di andare via, il buitre non demorde, ha carattere. E dai dai, mi prende il secondo. Eccolo qua.
Vediamo se mi cacciano via per assenza di tampone. Intanto è il buitre. Volteggia. E cattura. 9 settembre 2021, veramente difficile, durissimo che stanno per i porcini, ma alla fine se uno è il buitre, è il buitre, è il buitre, volteggia, e cattura. Non facciamo vedere la zona perché c'è tanti cretini in giro che indicano anche i boschi coi cartelli, ma noi siamo di vecchio stampo, abbiamo imparato dai nonni e ci facciamo i cazzi nostri. Un saluto dal buitre. Facciamo anche un po' di misto per risotto, dai. Il giorno del mio compleanno, questo Edulis è per me, ma non faccio vedere la zona per rispetto dei posti. Allora, va bene? Attilio l'ho mandato io in Cadore perché non c'è niente in Trentino, mi spiace, però in Cadore. Ma è l'ultimo weekend che andiamo, perché adesso ha piovuto anche in Trentino, quindi il prossimo domenica prossima penso di ritornare nelle zone che... Ok, quindi torna la prossima volta, ricordati. No, non torna in Cadore, no, ha piovuto adesso. Si spera che parta anche si di là, perché di là, quindi... oggi mi sono anche perso, sono andato su un versante. Mi sono andato su un versante, per fortuna che ho trovato dei signori che mi hanno dato le indicazioni, ma praticamente ho fatto tutta la montagna, perché quando vai a funghi ti perdi dopo. Okay. Se non conosci, esatto. Comunque vabbè, mi hai mandato tu in Cadore, no? Responsabilità. Ah, sì, responsabilità. No. Figlio, di no. Luglio, agosto, settembre, ottobre. E il buitre, giugno, luglio, agosto, settembre. 2 ottobre, online dal 17 giugno, come i veri campioni. Beep. Bravura, cavarsela da tutte le parti, Appennino e buitre. Cavarsela da tutte le parti. Sempre Appennino. Il buitre. 5 ottobre, 6 ottobre 2021. Ho abbastanza esterefatto i miei primi Boletus aereus. Boletus aereus. El buitre, bosco di castagno in fine di giornata. El buitre. 9 ottobre 2021, primi Boletus aerei, provincia di Padova. E il buitre. Provincia di Padova. Il 17 ottobre
2021, mezzogiorno, ragazzi, 22 ottobre 2021, quest'anno ho fatto tutti i tipi di funghi eccezionali. Non mi giro perché sennò si vede il posto. Il buitre trova l'ovolo. 22 ottobre 2021. 23 ottobre, Appennino. Il buitre, Appennino, 23 ottobre. Ragazzi, sabato 6 novembre, Appennino, e è praticamente finita, siamo ai saluti finali. Comunque, il buitre 6 novembre 2021, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, posso andare anche in ferie o in pensione adesso. Il buitre 6 novembre 2021, chiusura stagione. Il buitre 11 novembre 2021. Non mi giro perché c'è gente. 11 novembre 2021, ancora uno. 11 novembre 2021. Nel mio posticino, che evidentemente è condiviso da diversi appassionati, ho trovato 6 gambi tagliati. Disperato, ho detto non riesco a fare il record. Sono venuto qua solo per fare il record di longevità. Comunque mi dispiace che nel mio posticino, condiviso da altri, ne ho trovati 6. Comunque il record, oggi 21 novembre 2021, di longevità l'ho fatto. Grazie alla grandissima esperienza. E questa esperienza. Un saluto dal buitre Appennino.